lui parla di criminalità. Ma io voglio dire una cosa, ma la maggior parte dei parcheggiatori sono ex detenuti. Sono ex detenuti che sono usciti dal carcere per non rubare più, per non spacciare, per non fare più rapine, magari si sono messi a fare i parcheggiatori. Non è un buon Purtroppo il ragionamento. consigliere Borrell vede camorre da tutte le parti, sotto Infatti la non c'è sua la sedia. camorra. Ma Non la c'è la camorra camorra. c'è, lei La non ha camorra non c'è, non ma lei non ha esiste, neanche la scoperto mafia. l'acqua calda. La Io la camorra a combatto a Napoli ci differenza sta. sua. A Il differenza 50... sua io la combatto. E rischio in prima persona. Consigliere, Lei mi 50% dei parcheggiatori sono estorsori, ve lo dico io. Perfetto. Io che Fanno vivo solo sul Corriere, estorsione. fanno estorsione. O mi dai, Solo, tra virgolette, o mi dai diciamo. 5 euro, io non ti guardo la macchina. Non è che non ti guardo, te la graffio, ti picchio, ti buco le ruote. Non è che non ti guardo la macchina. Hai ragione. Ma l'altro 50% si guadagni 30-40 euro al giorno. Dice un caffè a piacere. 30-40 euro e al io giorno. Rappresento quelli Quindi là. Guadagno circa 1200 euro esentasse, più tutti i benefit che hanno dello Stato. Ma perché non facete più il coso politico? Che cosa? Le cose politiche? Dei consiglieri, voi consiglieri. Che cosa dovremmo fare? Le cose politiche. Facete i parcheggi sotterranei, visto che Napoli è a stretto. I parcheggi sotterranei, non c'entrano che parcheggiatori abusivi? Politica e sociale, per il lavoro. Sì, non come no, l'abbiamo visto. Sapete perché sono tanti delinquenti nelle pubbliche amministrazioni? Perché negli anni 80 e 90 fecero assunzioni privilegiate agli ex detenuti. Una vergogna! È stata inquinata la pubblica amministrazione consigliere, per questa ma cosa. Perché non ci parli della mala politica. Guarda, non della lo dire, a me, politica, non lo dire a me che la combatto tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tu parli solo dei parcheggiatori. No, qua stiamo parlando dei parcheggiatori abusivi. Ma perché parla della regione Campania. Parla della regione Campania. Perché non hai argomenti, devi su altre cose. Capulli di Casalesi, la regione Campania. Guarda, i casalesi sono più conoscenze tue che sei un ex detenuto anche per motivi gravi. Io i casalesi li ho sempre combattuti. Io pure io pratico la regione Campania. A me mi bruciano lo scooter e mi picchiano per strada. A te ti proteggono. I camorristi, gli fa piacere avere gente come No, il sindacato della camorra va per fare lo che vergogna non solo con noi non attacca il mondo della politica con voi non attacca signore li porta la camorra sì, a me i voti li porta la camorra allora posso dire una cosa la luce in diretta io querelerò questo grandissimo cialtrone perché i miei voti sono onesti e gente per voi non siamo tutta gente come voi noi la camorra la spieghiamo chi ha votato alle ultime elezioni ma te non te lo dico dilla non lo dice perché casomai tu sei certamente no a te bravo e infatti camorrista mi compra di voto per e la non spesa. Mi votare mai a me vuoi mi compra di voto per la spesa allora Borrelli allora. Fate la spesa gioia, la povera gente questo non lo faccio io questo lo fanno i cittadini che vai a votare gioia. Tu si